Allora, ragazzi, mi sono cucinato un pranzetto tutto live senza pesare niente, ovviamente. Tre uova, sei fette di bacon, molto parmigiano, venuto da Dio. La mia glicemina è 92. Adesso mi gusto il mio pranzetto e poi vediamo cosa succederà nel pasto. Allora ragazzi non so quante calorie sono ma devo dire che mi è già venuta la colina in bocca quindi adesso mi gusto questo piatto prelibato. Durante il pasto la nostra glicemia è rimasta abbastanza stabile abbiamo avuto una minima variazione di 11 mg decilitro e comunque la variazione totale del nostro, della nostra glicemia ha avuto un, gl un glucosio massimo di 189 quindi nel tempo nel quale ho mangiato la glicemia è rimasta assolutamente ferma. Davvero tanti grassi validissimi, buonissimi e salutari tante proteine e sicuramente tanta sazietà nelle due ore successive al pasto andiamo a vedere invece cosa è successo alla nostra glicemia, ovviamente con questo pasto non c'è stato scostamento glicemico, quindi non, non abbiamo avuto, non registriamo nessun aumento di glicemia, l'aumento al massimo di 10 mg è assolutamente insignificante e trascurabile. Abbiamo mantenuto una glicemia di 86 come minimo e massima 101, quindi la nostra glicemia dopo quel super pasto super calorico è rimasta stabile. Pasto buonissimo e soprattutto molto saziante, non ho pesato niente, non so neanche quanti grammi di parmigiano ho messo, sicuramente molte calorie, molte proteine e anche molti grassi, sì abbastanza low carb e probabilmente anche chetogenico.